te, devo risolvere questo problema. Infatti inizia così il pensierino: caro Flavio, è urgente, mi chiamo Lorenzo, ma tu già mi conosci perché io sono il fratello di Eleonora e Filippo, quella specie di Pachitos e di Fiamenga di Foligno, mi ricordo, abbiamo letto anche di loro. Per favore gli dici di non darsi tante arie con me perché non hai fatto vedere il mio disegno? Ma che non ti era piaciuto? Ma correte, mamma mia, ma no, mi sarò sbagliato, non l'avrò fatto vedere. Dice: allora, nel dubbio te ne mando un altro. E io lo faccio vedere stavolta. C'è Aladdin con la scimmia e lui mi dice: l'ho fatto a mano libera. Applauso gigante. Bellissimo. Michela, hai fatto bene, no? Michela se ne intende. È disegnatrice pittrice. Maestro, senta, non solo è bravo a disegnare, a dipingere, c'è che non ti era piaciuto? Te ne mando un altro. E tra parentesi mi scrive: scusa tanto, ma la maestra dice che al maschile l'apostrofo non ci vuole. Quindi pensi che educazione, si scusa dicendomi che un altro l'ha scritto senza l'apostrofo. Infatti è senza, hai fatto benissimo. Insieme al disegno ti mando una calamita di Assisi, la faccio vedere, fosse l'ultima cosa che faccio, non potrei tradirti stavolta, Lorenzo. Dice: io vado spesso dai miei nonni ad Assisi, l'ho scelta piccola, sentite che bel pensiero, perché l'Umbria è piccola ma è importantissima, c'è la colomba della pace, mi avvicino a Di Persio, sulla croce di San Francesco, e c'è la scritta Pax, che significa pace, che ci vuole in tutto il mondo. Grazie Lorenzo, la attaccherò. Poi ne ha mandata una anche a mia mamma, è già su in camerino, la porterò a mia mamma. Grazie davvero di cuore per il tuo pensiero e il tuo regalo per mia mamma. Da te Flavio ho imparato che bisogna essere umili e non bisogna vantarsi quando faccio delle belle parate da portiere, perché dà più gusto quando bravo te lo dicono gli altri. Allora sai che ti dico? Bravo, bravo, bravo. Maestro, un po' il nostro genere. C'è Flavio, l'allenatore mi dice di mangiare meno pasta e più insalata. Ma uno gioca in porta per quello. Pensai che ti puoi mangiare più pasta, gli altri corrono, tu aspetti. Ti saluto. Ah. Abbiamo sanato il problema del disegno, poi attaccheremo il magnete. Grazie per il magnete, in bocca al lupo per la tua carriera da scolaro e da portiere di calcio. L'ultima domanda mi leva il fiato. Vuoi essere nostro amico per sempre? Lo siamo già, lo siamo già. Te lo giuro, te lo giuro.